Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti a questo nuovo video. Oggi finalmente andiamo a parlare di questa benedetta famiglia Black. Ebbene sì, qualche giorno fa su Pottermore è apparso l'albero genealogico dei Black e devo dire che non mi aspettavo una cosa così grande, per il semplice fatto che pensavo andassero a toccare soltanto i membri principali, non tutti quanti. In questo video quindi, come al solito, andremo ad esplorare la loro storia, però vi avverto già che su molti personaggi non si sa praticamente nulla, compare soltanto il nome, il cognome, quanti figli abbia avuto e se si è sposato, fine. Questo perché la cosa più interessante dell'albero genealogico dei Black è vedere con quante altre famiglie sono imparentate. Non scherzo quando dico che i Black praticamente collezionavano le famiglie puro sangue delle Sacre 28 come se fossero Pokémon. Persino la Rowling a un certo punto dice che fosse il loro obiettivo creare quanti più legami con il resto della nobiltà britannica. Nobiltà magica britannica, ovviamente. Siccome ci sono veramente un sacco di nomi, un sacco di personaggi attraverso cui andare, direi di partire subito perché già questo video verrà abbastanza lungo. Data la miriade di nomi di personaggi, è probabilissimo che non riesca a trovare una fanart per metà di essi, perché che caspita è che si mette a fare una fanart del prozio di Sirius Black che neanche sapeva chi fosse fino a 3 giorni fa. Il Sirius Black che conosciamo e amiamo non è stato il primo ad essere esistito nella famiglia Black. Uno dei primi antenati che compare nell'albero genealogico della famiglia porta infatti lo stesso nome. Tuttavia, la sua storia risale a talmente tanto tempo fa che non si ricorda più assolutamente niente delle sue gesta. Però chissà se è stato nobile ed eroico come il suo discendente. Il primo nome familiare che riscontriamo è quello di Phineas Nigellus Black, vissuto tra il 1847 e il 1925. Fratello del già citato Sirius, di Elladora e Iola, venne cresciuto con i valori dell'importanza del sangue puro, il che lo portò ad odiare senza ritegno qualsiasi nato babbano. Frequentò la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, venendo smistato in Serpeverde e diventando successivamente preside. Tuttavia, Phineas odiava la sua professione ed è la probabile ragione che l'ha portato ad essere il preside meno amato della storia di Hogwarts. Ursula Flint fu la moglie di Phineas Nigellus e c'è da chiedersi se fosse un antenato di Marcus Flint, il capitano della squadra di Quidditch di Serpeverde durante gli anni di Harry ad Hogwarts. In realtà il cognome Flint è già apparso una volta con Josefina Flint, ovvero uno dei ministri della magia andati. La famiglia Flint era una delle Sacre 28, ovvero le 28 famiglie puro sangue della nobiltà britannica, appunto a confermare l'importanza del sangue puro per Phineas. La coppia insieme ebbe 5 figli. La cara zia Elladora, come la chiamava Sirius ironicamente, fu la sorella di Phineas e la prima a far cominciare la tradizione di famiglia di decapitare gli elfi domestici quando questi diventavano troppo vecchi. Ragione per cui il numero 12 di Grimmauld Place era decorato in quel modo molto, molto particolare. La più piccola dei 4 fratelli, Iola, è stata uno dei primi membri della famiglia Black ad essere incenerita nella tappezzeria recante l'albero genealogico. Il suo crimine? Aver sposato un babbano di nome Bob Hitchens. La povera Iola, tuttavia, non fu certamente la prima persona ad essere esiliata dalla famiglia per via del suo amore verso delle persone non magiche. E dell'appena citato Bob Hitchens non si sa molto, e tecnicamente non compare neanche sulla tappezzeria dei Black, ma questo non lo esclude certamente dalla famiglia. Non sappiamo praticamente nulla di lui, ma certamente deve essere stato un uomo molto amorevole per aver spinto Iola ad rinnegare la famiglia. Ebbene sì, un altro Sirius fa la sua comparsa, in questo caso Sirius Black II, il figlio di Phineas Nigellus. Da quel che sappiamo, Phineas era molto affezionato a suo fratello Sirius, il quale morì tristemente all'età di 8 anni, segnando particolarmente Phineas. Per questo si pensa che abbia voluto tramandare il nome al suo primogenito. Non sappiamo moltissimo sui figli di Phineas, ma è probabile che abbiano ereditato il padre, in quanto tutti quanti furono Serpeverde e tutti quanti piuttosto maleducati. Hesper Gump fu la moglie di Sirius II e molto probabilmente anch'essa una puro sangue. Ci ricorda Ulic Gump, il primissimo ministro della magia, nonché le leggi di Gump sulla trasfigurazione, capisaldi importantissimi della materia. Phineas Black II venne battezzato, si presume, in onore di suo padre ed è alquanto ironico che fosse, tra tutti dei suoi 5 figli, quello più dissimile da lui. Infatti il suo ritratto venne bruciato dalla tappezzeria per aver supportato i diritti dei babbani. Cosa che i Black, ossessionati com'erano dalla purezza di sangue, certamente non avevano visto di buon occhio. Cygnus Black fu il terzogenito di Phineas e Ursula e sarebbe diventato il bisbisnonno del nostro Sirius. Cygnus sposò Violetta Bulstrode e la coppia mise 4 figli al mondo. Il cognome Bulstrode ci ricorda di Millicent Bulstrode, una serpeverde particolarmente sgradevole degli anni di Harry a Hogwarts.
Belvila Black fu figlia di Phineas e Ursula. Sposò Herbert Burke e la coppia ebbe due figli e una figlia. I nomi della loro prole, tuttavia, rimangono avvolti nel mistero. Il marito di Belvina, Herbert, porta il cognome Burke, il che ad alcuni potrebbe ricordare di Borgin & Burks, il nome originale del negozio di artefatti magici oscuri conosciuto come Magie Sinister. Possibile che ci sia un collegamento tra i due? Arthurus Black fu l'ultimo figlio di Phineas e Ursula. Il suo nome sarebbe successivamente diventato il secondo nome di Regulus Black. Come da tradizione, Arcturus è anche il nome di una stella nella costellazione di Boots e significa mandriano in greco. Arcturus sposò Lysandra Yaxley e la coppia ebbe tre figli. Anche il cognome Yaxley ci è molto familiare. Corban Yaxley fu uno dei mangiamorti più conosciuti di Lord Voldemort e non a caso i Yaxley sono un'altra delle Sacre 28. E mettiamo ora da parte i figli per cominciare con i nipoti di Phineas e Ursula. Un altro Arcturus nacque da Sirius II e Esper Gump. Sposò Melania Macmillan ed ebbero due figli, Lucretia e Orion Black, il padre di Sirius, il che rende Arcturus II il nonno di Sirius. Melania Macmillan è la nonna di Sirius invece. Macmillan è un nome conosciuto nelle Sacre 28, tanto da chiederci a questo punto se Ernie Macmillan, un tasso rosso dell'anno di Harry, non fosse qualche parente lontano. Licorice Black fu il secondo figlio di Sirius II ed Esper. Da quel che sappiamo, Licorice non si sposò mai e non ebbe alcun figlio. Conosciamo già un Regulus, il tragico fratello di Sirius, ma prima di lui ce n'è stato un altro. Regulus sarebbe stato il prozio di Sirius e Regulus II. Pollux Black è stato uno dei quattro figli nati da Cygnus Black e Violetta Bulstrode. Sposò a sua volta Irma Crabbe ed ebbero tre figli. Irma Crabbe riporta un nome che noi conosciamo molto bene, anche se alcuni di voi potrebbero non averlo riconosciuto, dato che nelle prime edizioni italiane era stato cambiato in Tiger. È alquanto plausibile che i Black, ossessionati dal sangue puro, permettessero ad un Crabbe di entrare nella famiglia. Dopotutto, sappiamo che il padre di Vincent Crabbe fosse un mangiamorte, il che vuol dire che una delle nonne di Sirius era una Crabbe, sicuramente ne era entusiasta. Cassiopeia, un altro Black, un altro nome collegato ad una costellazione. Cassiopeia era una famosa regina della mitologia greca, conosciuta per la sua bellezza. Nel mito era la madre della principessa Andromeda. Curiosamente c'è un'Andromeda anche nell'albero genealogico di Black. Cassiopeia, tuttavia, sarebbe stata la sua prozia, dato che lei non ebbe mai dei figli di suo. Marius Black fu un altro sfortunato membro della famiglia a venire bruciato dalla tappezzeria per il crimine di essere nato mago no. Così come qualsiasi cosa rilegata ai babbani, i Black non volevano avere niente a che fare con un membro non magico nella propria famiglia. Dorea Black fu un'altra delle figlie di Cygnus e Violetta. Sposò Charles Potter, da cui ebbe un figlio, di cui però ignoriamo il nome. Ebbene sì, c'è un Charles Potter nell'albero genealogico. Possibile che Harry e Sirius fossero imparentati in qualche modo? Vedendo come le famiglie magiche tendono ad unirsi prima o poi, non c'è da stupirsi che ci fosse un collegamento anche tra i Black e i Potter. Callidora, la figlia di Arcturus e Lysandra, sposò Harfang Longbottom ed ebbero un figlio e una figlia. Harfang Longbottom, o Harfang Pachok per alcuni, fu il marito di Callidora. Ebbene sì, anche un Longbottom fa la sua comparsa, ed essendo che la famiglia di Neville fosse una delle Sacre 28, non c'è da stupirsi che prima o poi le due famiglie si fossero unite. Cedrella Black è l'ennesima bruciatura sulla tappezzeria dei Black. Sposò un mago di nome Septimus Weasley, e siccome i Weasley venivano considerati dei traditori del proprio sangue, non c'è da stupirsi che l'amore di Cedrella le abbia assicurato la rimozione dall'albero genealogico. Septimus Weasley è l'anello di congiunzione tra la famiglia Black e quella dei Weasley, per quanto molti di essi non fossero particolarmente entusiasti all'idea. Cherise Black, uno dei figli di Arcturus e Lysandra, sposò Caspar Crouch ed ebbero tre figli, un maschio e due femmine. Caspar Crouch è un altro membro ancora delle Sacre 28 che fa la comparsa nel vasto albero dei Black. Ora c'è soltanto da chiedersi come Caspar e Barty Crouch fossero connessi. Lucretia Black fu uno dei due figli di Arcturus II e Melania. Si sposò con Ignatius Prevet, ma non ebbero mai figli. Tenendo questo in considerazione, è alquanto probabile che Lucretia fosse la zia di Molly Weasley, siccome Molly prima del matrimonio era una Prevet come Ignatius. Ignatius Prevet potrebbe essere stato lo zio di Molly Weasley. Siccome il secondo nome di Percy Weasley è proprio Ignatius, ciò è molto plausibile. Sirius in effetti aveva accennato al fatto che Molly fosse una cugina acquisita per matrimonio. È ovvio a questo punto che il matrimonio a cui si riferiva fosse proprio quello tra Ignatius e Lucretia.
Orion Black fu il padre del nostro Sirius e sposò Walburga Black. Ebbene sì, il nonno di Orion, Sirius II, era il fratello di Cygnus Black, il quale era lo zio di Walburga. Questo renderebbe tecnicamente il padre e la madre di Sirius imparentati. A quanto pare i Black avrebbero fatto proprio di tutto pur di mantenere puro il sangue della famiglia. Altro che Lannister. Walburga Black fu la moglie di Orion e la madre di Sirius. Per quanto lei fosse già morta da tempo quando Harry si recò a Grimmauld Place, il suo ritratto urlante era rimasto attaccato al muro per ricordare a Sirius del suo tradimento verso la famiglia. Così come moltissimi Black, Walburga infatti odiava i nati babbani e i traditori del proprio sangue. Alphard Black era lo zio di Sirius. Fu un altro sfortunato membro della famiglia a venire bruciato dalla tappezzeria, probabilmente per aver dato dell'oro a Sirius quando questi era fuggito di casa. Un altro Cygnus Black fa la sua comparsa. Era lo zio di Sirius e il padre di Narcissa, Bellatrix ed Andromeda. Druella Rosier riporta il nome di un'altra famiglia, parte delle Sacre 28. È ormai alquanto evidente che i Black cercassero a tutti i costi di accaparrarsi quante più connessioni alla nobiltà di sangue. Druella era la moglie di Cygnus Black II ed insieme ebbero 3 figlie. Sirius Black III venne bruciato dalla tappezzeria per essere sfuggito di casa quando era ancora un adolescente. Disprezzò sempre l'ossessione riguardo il sangue puro della sua famiglia e da quel che sappiamo fu l'unico dei Black ad essere smistato in Grifondoro. Fu qui che forgiò un'amicizia con James Potter, imparando successivamente a diventare un Animagus e combattendo nell'Ordine della Fenice durante la Seconda Guerra Magica. Regulus Arcturus Black era stato il fratello di Sirius e la sua storia fu ben diversa da quella del fratello. Dopo aver seguito la tradizione dei Black ed essere diventato un fiero serpe verde, Regulus si unì a Lord Voldemort diventando così un mangiamorte. Tuttavia, dopo aver scoperto degli Horcrux di Voldemort, Regulus cambiò idea, rubò il medaglione dalla caverna, ma perse la sua vita per questo, finendo trascinato nelle acque del lago da un esercito di inferi. Bellatrix Black, primogenita di Cygnus e Druella, fu uno dei membri più spavaldi e depravati della famiglia Black. Un'assassina frequente e amante delle maledizioni senza perdono, Bellatrix finì rinchiusa ad Azkaban in seguito alla tortura di Frank e Alice Longbottom. Era particolarmente legata a Lord Voldemort e fu uno dei suoi seguaci più fedeli. Sposò Rodolphus Lestrange, il quale condivise molte cose con lei. Rodolphus Lestrange era un altro mangiamorte di Lord Voldemort, il quale sposò Bellatrix, condividendo con lei una passione per la crudeltà, nonché una sentenza a vita ad Azkaban insieme a lei e al fratello. Andromeda Black fu uno dei membri più recenti ad essere bruciato dalla tappezzeria. Il suo crimine fu quello di sposare un nato babbano, Ted Tongs, con cui ebbe anche una figlia, Ninfadora. Dopo che suo marito e sua figlia persero la vita nella Seconda Guerra Magica, impiegò il suo tempo a crescere il nipote, Teddy Lupin. Ted Tongs, il marito di Andromeda, certamente non sarebbe comparso nell'albero genealogico dei Black, essendo un nato babbano. Ciononostante, Ted era un mago nobile, con una famiglia felice, fiero del proprio statuto di sangue, così come si dovrebbe essere. Dopo essersi dato la macchia durante il secondo regno di terrore di Lord Voldemort, dato il suo essere un nato babbano, venne tristemente catturato e successivamente ucciso. Narcissa Black fu un personaggio dalle numerose sfumature, ma sembrò tuttavia accogliere la vita oscura di Lord Voldemort e dei suoi mangiamorte. Dopotutto, suo marito Lucius Malfoy fu uno dei membri più importanti della banda di Voldemort. Tuttavia, lei non prese mai il nero diventando una mangiamorte, arrivando a redimersi alla fine, mentendo a Lord Voldemort riguardo alla morte di Harry Potter. Sposando Lucius Malfoy, Narcissa unì la famiglia Black a quella dei Malfoy, il che vuol dire che tecnicamente Sirius fosse imparentato con Draco, per l'orrore di Harry. Lucius era un ricco mago della nobiltà magica, che seguì Lord Voldemort per un periodo, per poi disertare insieme al resto della sua famiglia quando il Signore Oscuro venne ucciso. E con Lucius Malfoy si conclude il lungo albero genealogico della famiglia Black. Come vi ho già anticipato anche all'inizio, la cosa più interessante da osservare in questo albero genealogico è la numerosa quantità di collegamenti che c'è con le altre famiglie magiche, con le altre Sacre 28. Il che conferma un'altra cosa che veniva detto nel libro, forse sempre da Sirius, adesso non ricordo, il quale diceva come bene o male ormai tutte le famiglie magiche fossero imparentate in un modo o nell'altro tra di loro. E appunto metà delle Sacre 28 praticamente hanno dei collegamenti con i Black. E a questo punto credo che i Black siano la famiglia più estesa in assoluto, quella che si è arrivata a mettere più radici nelle altre famiglie di maghi. E come abbiamo visto, la maggior parte dei nomi dei coniugi che compaiono in questo albero sono sempre, quasi sempre collegati a nomi di grandi lustro, come appunto ministri della magia e queste cose qui.
E riesco facilmente a vedere la famiglia Black come una famiglia che combinasse i matrimoni, che proprio andasse a cercare gli esponenti più interessanti della nobiltà britannica, della magia, e cercasse di sposare quanti più figli e figlie in modo appunto da arrivare un po' ad unire le due famiglie. Credo che sarebbe molto interessante sapere qualcosa di più, avere un racconto sui Black dei tempi andati, sui primi Black, su come erano appunto i Black ai tempi di Phineas Nigelus e queste cose qui. Ma per ora ci dobbiamo accontentare di questo vastissimo albero genealogico. Spero che siate contenti, era da eoni che mi chiedevate questo video, finalmente siamo riusciti a fare un video e parlare molto in dettaglio della famiglia Black. Non esattamente quello che mi sarei aspettato, avrei preferito sapere qualcosa di più magari sul tempo di Sirius, o com'era la sua famiglia quando lui era un adolescente, ma... per quello c'è sempre tempo, come dico io, chissà cos'altro ci ritroveremo su Pottermore domani mattina. E direi che con questo possiamo concludere. Io come al solito vi ricordo la collaborazione con Pumpling, dunque se volete procurarvi delle magliette a tema Harry Potter o qualsiasi altro fandom trovate il link in descrizione. Vi ricordo che usando il codice sconto CALELOTTO avrete uno sconto del 15%. Quindi direi che per ora da me è tutto. Io come al solito vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!